Sono gli studi che sono storicamente anche coinvolti, cioè sono abbastanza difficili compartimentare il parco delle prime costiere, parte del comune di Ostuni e parte del comune di Casano. Ma già agire su uno dei comuni, in quanto questo esempio, questa struttura, oltretutto ha già 90 ettari di uliveto secolare, oltretutto è un problema del comune. Perché stanno cercando di venderla e non riescono, perché nessun imprenditore acquista dei terreni agricoli in cui non si può realizzare nulla, è quello che sto cercando di. Invece su un sito, su un comune dove c'è già stata un'azione di stimolo notevole, allora si può innanzitutto fare un evento, che è quello che io a cui ero venuta ad invitare un po' tutti, un evento di sensibilizzazione al fine della Sì, realizzazione di un capisco. progetto. Perché c'è già un percorso, c'è una semina proprio su. E il Appunto loro perché è c'è però. interessantissimo anche in questo senso. Sì, no, appunto perché c'è e mi pare che insomma ci sia. È per questo che cercavo di dire che secondo me bisogna fare invece uno sforzo, come dire, più approfondito di quello che sta dicendo lei. Cioè, merita probabilmente che da questo lavoro progettuale che loro hanno fatto e dalle competenze che qua dentro ci sono e dalle conoscenze e l'esperienza che avete, forse meriterebbe, no, come dire, un passaggio vero. Lo dico meglio, mi impegnerei gratuitamente soltanto se si giocasse la partita vera, no? Cioè, se no abbiamo dell'altro da fare. E la partita vera non è quella di convincere un sindaco, è quella di piantare una norma con l'alzata di mano fino al Consiglio regionale, e quella è la parte vera, perché lì è scavallato, insomma, lì hai passato tutto, no? Lì, il giorno dopo non vai più in giro a dire ma perché, no? Ma cos'è, ma com'è, ma chi è? No, guarda, è già successa questa cosa, è qua, è stata definita, normata, precisata, no? E stiamo operando. Meriterebbe uno sforzo di questo genere qua, questo lavoro che avete iniziato. Io per parte mia, per parte insomma, rappresento tutta la disponibilità, ma solo a giocarci una partita così, perché è quello che manca in questo momento. Dopodiché, non so, se volete possiamo parlare di modelli gestionali o dei modelli commerciali o di come no, dall'esempio che è stato fatto di prima da Marco, oggi che cosa significa il concorso forestieri nel 2013 e come si organizza. Posso dire che forse è anche più semplice, anche forse anche più economico. Sto già, mentre tu parlavi, mi immaginavo che un albergo di 4 km quadrati è bellissimo da comunicare al mondo, se effettivamente esistesse questa cosa. No? 16 sono i chilometri quadrati. 16, sì. Di 16 4 km. alberghi da 4, insomma, quello che volete. Sarebbe veramente un'operazione meravigliosa per la quale meriterebbe uno sforzo di tutti. Siete dei professionisti, avete delle competenze, avrete immagini delle relazioni, no? Quindi se volete. Dopo sfondate su una lunghissima lettura anche sugli eminenti atti che diventeranno Immagino. funzionali della normativa regionale, quindi qui ci siamo molto legati, perché quello che alla fine è lo spirito dei nuovi parchi, dei nuovi parchi in rete della Regione Puglia, quindi l'adesione al CES, la Carta Europea del Turismo Sostenibile, con l'idea che questi parchi possono promuovere all'esterno del recinto del parco un certo tipo di sostenibilità e di produttività sostenibile. Cioè, alla fine abbiamo fatto un gioco inverso, abbiamo provato a dimostrare come il parco potrebbe fare qualcosa in funzione Certo, del territorio. certo, certo. Ma qua dentro, se ho capito bene, c'è il parco a mare, Sì. c'è la regione che ha una proprietà, una masseria, No, tre comunate, non è il comune che ha masseria e terreni, poi ci sono privati, ovviamente, insistono 3 comuni, insistono tre c'è la comuni. Eh sovrintendenza per un'area, sì, non per per diverse una aree, parte di per questa una zona zona. vincolata. Cioè c'è il massimo, abbiamo scelto quella come Fantastico, il c'è tutto quello che ci deve massimo essere. suicidio possibile. Proprio No, non è perché vero, al senso abitualmente contrario, la del sfida è parco. lì, perché Senso abitualmente è del parco. lì, risolvere il tema lì. Vuol dire che lo È quello che è risolvi. stato riconosciuto poi nella prima presentazione pubblica di questo lavoro, quello che è venuto fuori dalla discussione che c'è stata dopo, effettivamente non era concentrato sulla questione architettonica, solo quella che noi abbiamo accelerato il passo perché non era quella l'idea. È stata proprio quella di provare a utilizzare dimostrazioni di questo tipo come possibile inizio di uno strumento normativo per l'estensione di degrado. Perché il degrado viene in genere considerato soltanto come un elemento appartenente alle zone antropizzate urbane, mentre
il degrado effettivamente delle zone rurali è ancora più grande e in dimensione più dannoso di quello che c'è a ridosso delle periferie. Quindi è stato riconosciuto dai tecnici che erano lì, tra i quali un urbanista e un assessore locale, hanno nutrito di questo stimolo, invitandoci a scrivere insieme una norma, cioè si capisco benissimo che anche noi dobbiamo tornare a casa a lavorare, e quindi diciamo il contatto con questo esecutivo, che poi adesso non c'è più, non lo conserviamo, però vedo che il discorso ritorna a questo punto, dobbiamo farci andare. Sì, no, bisogna risolvere, perché come si è detto, mi ripeto, visto che siamo arrivati alla chiusura a questo punto e non all'apertura, dimostra la bontà dei nostri intenti, diciamo così, sul resto, per la mia parte, che è la parte, diciamo così, di imprenditore nel settore turistico, io mi sentirei tranquillo di sostenere le ragioni economiche, la fattibilità, diciamo così, no, gestionale di questa operazione. Mi sento eccitato dall'idea della promozione commerciale, perché ne vedo una potenzialità straordinaria. Pensa solo cosa potrebbe succedere se, una volta normata questo albergo, noi invitassimo tutti gli operatori del mondo che si divertono a disegnare una casetta, visto che sono architetto che disegna, no? A fare la loro prima installazione, a realizzare il libro, cioè, pensa cosa potrebbe diventare questo luogo, no? Cioè, con l'esperienza del detour in Norvegia, cioè c'erano delle immagini del detour in Norvegia, sono paesaggi non conosciuti e non nemmeno praticati dagli abitanti, che sono stati messi nei luoghi panoramici, i luoghi panoramici sono stati messi a circuito con installazioni progettate da. Cioè, alla fine installazioni, aziende, la Puglia anche da. Molto affascinante anche dal punto di vista, no, della comunicazione, no? Quante aziende in questo momento stanno cercando di industrializzare, prototipare, progettare, no? Quindi potevi dare un campo di esercizio definito per essere tale, non per essere un'altra cosa, beh, avrebbe una potenzialità straordinaria, io sono più sicuro. Quindi diciamo che a conclusione di questa giornata, se siete d'accordo, ci consegniamo questo impegno. Noi penso che io me lo posso prendere, loro se lo possono prendere. Se non registrano, abbiamo già registrato tutto. Noi ce lo prendiamo questo impegno. E vi possiamo mettere a disposizione una delle risorse, forse tra l'altro che conosce bene questa regione, che è un urbanista di un certo calibro, di un certo livello, che sta appunto con i territori di Milano, per darci un'ulteriore mano a definirla, a scriverla fisicamente, quella norma va scritta. Cioè, come si chiama? Si chiama Bloise. Umberto Bloise. Si parla comunque di una bozza che avete. Dirige il laboratorio sperimentale di urbanistica. C'è una bozza sulla quale avete. Lui ha fatto già un'apertura. Sì. E questo però dovremmo entrare nel merito di questo. Cioè, io prenderei questo come caso a questo punto. Se siete nella condizione di farlo, e se siete tutti, se riuscite a fare un sindacato, una syndication, no, di lobby, per dire, no, adesso guardate, vogliamo andare in fondo, ci siamo incontrati per caso, è venuta la gente, uno da Cresce, l'altro da Bologna, un po' matti, abbiamo fatto quello che ci mancava, avevamo tutte le risorse che a questo punto servono, non vogliamo neanche un euro, perché c'erano tirati fuori i fondi, non ci frega un cazzo, però vogliamo capire se si può normare un'operazione di questo genere. Se si può normare con la convenzione del concorso di tutti gli interlocutori pubblici e se si può definire un patto territoriale, un piano d'area, non lo so tecnicamente come lo definiremo, ma lo definiremo nel concorso, nell'interlocuzione con questi enti pubblici, insomma, no? Non è che puoi metterti al tavolo e dire no, così a salda fa, però è veramente un esercizio intellettuale, imprenditoriale insieme. Ed è un po' un mestiere che bisogna fare. A questo punto bisogna fare, no? Se no stiamo a smacchiare i giaguari, ma insomma quello che smacchiava i giaguari non è andata bene. No. Siamo disponibili. Per noi vorrebbe dire procedere nel nostro lavoro, per voi vorrebbe trovare
pezzi di esperienza che manca, lei che sul campo trovare finalmente qualcuno con cui continuare a sperare. No, oltretutto sono felicissima veramente perché non lo sapevo che tutto verrà proprio lì. Cioè, state preparando il campo. No, io assolutamente. No, anche e io pure seminando proprio in quella zona che è facile, non è per niente stupenda. Io possiamo provarci, possiamo metterci anche tutta la forza. Tutta la forza professionale e anche tutta la forza politica che dovesse servire su questa operazione. Ce ne per vuole quanto... tanta, soprattutto per... Sì, però c'è anche modo, no, di, in questo momento c'è anche modo di... Insomma, fortunatamente siamo in una fase un po' nuova dove qualche strumento in più, noi cittadini, cioè, imprenditori ce l'abbiamo per... No, per tentare di fare. Sto pensando ad esempio che mettere online. No, non è online, però. Sì, tutto online. Sul tuo website. Giazpuglia.it. Su cui non avete fatto mai nessuna attività di comunicazione, però. Cioè è rimasto lì come un website. Sì, perché alla fine anche il sito è una comunicazione di buona parte degli altri che abbiamo letto. Sì, 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 è un sito conduttore. E qui mi annoio da noi che non siamo quel massimo. Mi annoio da io. Sì, sì, sì. Vabbè, no, sì, era un altro punto che dovevamo fare per fare il fine del lavoro ed era, ci sembrava giusto, poi ecco, stiamo promuovendo la idea di interessi seri. Lo guarderò. Bene, sentite, non so che abbiamo fatto, però le qua. Io non avrei, se voi non avete da fare approfondimenti, mi sembra che al punto ci siamo arrivati. Dobbiamo soltanto eleggere un coordinatore. Democraticamente. Democraticamente se non avrà detto te di essere coordinatore. Bene, allora se democraticamente siete voi, aspettiamo la vostra convocazione. Democraticamente sono dovremmo includere altre persone in questa operazione. Visto che stiamo parlando di buone pratiche, Nicola mi diceva, ma non hai parlato. Costituisca appunto una rete dalla quale chiunque ha interesse, che so, a rivalutare, a promuovere. Io proporrei, se posso essere, così metto in campo la prima parte della mia esperienza, servirebbe un seminar a porte rigorosamente chiuse, senza che sia scappato un pezzo, due righe di inchiostro su nessun cazzo di giornale, con due punti, i tre sindaci, il presidente del parco e l'assessore regionale. Tre ore, mettere insieme queste cinque persone per due ore sarà difficilissimo. Ma se voi riuscite a mettere una stanza, no? Dicendo, scusate, abbiate pazienza, tre ore del vostro tempo, tutti insieme, vi raccontiamo che il cazzo ce l'avete la testa, facciamo venire, vi promettiamo che non perdiamo tempo, vi promettiamo che tutte le intelligenze che abbiamo trovato in giro, le nostre, le loro, quelle che vengono da fuori, ci siamo già smazzati, quelle che sono già su, ci siamo già smazzati noi, non stiamo a rifarvi la sbrodolata. No? Veniamo molto preparati, tutti, ma li vogliamo tutti insieme e soprattutto vogliamo che quando il momento non lo diciate a nessuno, cioè non vogliamo fare questa cosa per fare i figli belli, il convegno, la conferenza stampa, le foto, no, niente, no? Vi vogliamo in una stanza nudi, perché abbiamo bisogno di parlarvi, perché stiamo cercando di capire se riesce a partire in questa regione, in questo pezzo di territorio, un'innovazione normativa potrebbe riguardare l'intero paese, no? Sì, ma bisogna farlo così, e bisogna farlo con i tre, e per piacere i geometri li lasciate a casa, cioè non vogliamo i tecnici, noi vogliamo voi, perché qua stiamo facendo un discorso maledettamente politico, che non ha niente a che fare con la tecnica, no? Perché il primo discorso è questo che dobbiamo fare con loro, cioè capire se hanno voglia di spendersi politicamente per un'operazione di questo genere, perché poi dal punto di vista tecnico-normativo abbiamo noi le competenze per e loro hanno le loro, ovviamente. Con Nicola volevamo portare un altro esempio che sta nascendo adesso praticamente, che è quello dell'oasi naturale di Torre Calderina, che è localizzato tra Molfetta e Biceglie. Preferisco che ne parli Nicola perché lui è il promotore. Mi togli il micro. No? Io adesso voglio parlare, approfitto diciamo, di questo momento perché credo che sia un momento interessante. Scusami, sì. Se proprio mi avvicino io. No, perché
percorso di questo tipo lo stiamo già facendo, quindi non vorrei che, utilizzando un'iniziativa che noi abbiamo già fatto partire, possiamo creare un primo caso. Cioè, noi abbiamo recuperato un'area, abbiamo recuperato un progetto di un'area della costa del Nord Barese, esattamente un'area costiera che è tra le città di Biceglie e di Molfetta. Quest'area è un'area che è definita l'oasi naturale di Torre Calderina. È un'oasi naturale perché principalmente è un'area di migrazione dell'avifauna, e realmente questa zona è l'unica zona non antropizzata della costa del Nord Barese, perché lì ricadono gli scarichi fognanti di diverse città di quell'area. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo recuperato un progetto che è stato presentato nel 2004 con Agenda 21. Non so se sapete, Agenda 21 è uno strumento, io non sono un architetto, quindi diciamo, sicuramente lo conoscete meglio di me, era un progetto per riqualificare delle zone degradate, diciamo, dei comuni tra Biceglie e Molfetta. E io mi sono preso la briga di andare a vedere delle cose, diciamo, la mia idea, avendo diciamo, un'attività in quell'area, mi sono andato a vedere un po', diciamo, l'esempio di Torre Guaceto, che attorno a quest'area, quindi a questa torre, si era creato uno sviluppo meramente per l'insediamento di un parco naturale. Per la verità, questa mia esperienza viene fuori da un'esperienza pregressa, cioè ho fatto per una fondazione inglese il volontario in Africa, e mi sono reso conto che sviluppo in Africa per alcuni territori si crea attorno all'istituzione di parchi naturali. Quando si vuole aiutare gli africani, gli inglesi o i tedeschi hanno istituito dei parchi naturali, quindi, diciamo, e quindi li hanno creato. La domanda è stata: perché non la facciamo da noi? E quindi è scaturita questa iniziativa con questa. Per di più, il caso ha voluto, ho intercettato questo progetto di Agenda 21, che era stato messo nel cassetto da coloro che l'avevano realizzato. E che cosa è successo questo inverno? È successo che abbiamo chiesto un appuntamento all'assessore regionale, proprio alla Barbanente, che non solo ha, parentesi, all'interno di questo progetto c'è un glamping, sono suoli demaniali, molti suoli privati, la Torre Calderina è un immobile demaniale, del demanio marittimo, e quindi diciamo, lo strumento che abbiamo capito dovevamo utilizzare. Quando dico dovevamo, perché in questa operazione ho coinvolto il presidente regionale di Lega Ambiente, cioè ho detto: se questo progetto lo presento io come un privato, se coinvolgo invece associazioni tipo quelle, diciamo, quindi Lega Ambiente, infatti le associazioni riconosciute per poter fare questo tipo di richieste, credo che proprio Lega Ambiente sia una di queste. Quindi abbiamo presentato questo progetto e abbiamo verificato che la Regione Puglia ha in essere, ecco, aiutami Marilena se sbaglio, una serie di progetti pilota per sviluppare forme di turismo innovative, sicuramente diciamo sostenibili, all'interno dei parchi o parchi che si stanno economiche con gli strumenti di tutela, insomma.
Quindi che è successo? È successo che adesso l'assessore regionale Barbanente sta facendo tutte le sue, i suoi passaggi a livello di assessorato, ma che farà quello che ci dicevi un attimo fa tu prima, cioè abbiamo il comune di Biceglie e di Molfetta che sono prossimi vanno alle votazioni amministrative proprio a fine mese. I candidati sindaci di entrambe le coalizioni hanno saputo di questa nostra iniziativa, cioè di questa nostra idea di sviluppo turistico in quell'area, utilizzando diciamo, l'oasi naturale e utilizzando insediamenti leggeri turistici, immaginando insediamenti turistici leggeri. E quindi il secondo passaggio sarà proprio questo, che una volta che la Regione ha provveduto a inserire questa norma, ci sarà una conferenza di servizio o qualcosa di simile. Quindi diciamo, forse anche questa nostra iniziativa potrebbe essere utile a quello che tu dicevi un attimo fa. In effetti pensavo anche viceversa, cioè magari il vostro progetto potrebbe essere, visto che c'è stato interesse nel progetto di Lega Ambiente, cioè che Agenda 21 aveva fatto insieme a Lega Ambiente dal tratto di Torre Caldeina, probabilmente anche il vostro potrebbe rientrare in questi progetti pilota che in questi giorni proprio si stanno definendo. Che io sappia no. Sull'istituzione dei parchi? No, in generale su progetti legati al turismo di questo tipo no, che io sappia no. Che noi d'oggi, cioè questa mattina stiamo chiamando glamping per convenzione, diciamo, o comunque ospitalità leggera. Ce ne sono, io ho una mailing list che mi aggiorna, perché chiaramente, ma non solo in Puglia. No, sto parlando in Puglia. Ah, in Puglia sì, in Salento. Però potrò darti, diciamo, dati certi di gruppi che stanno lavorando su questo nel momento in cui mi siedo e mi seleziono. Perché chiaramente faccio un po' da filtro, no? Mi chiedono per le strutture, ma sono persone e gruppi che stanno lavorando per questo. Noi abbiamo invece avuto giusto dei contatti molto preliminari con dei gestori di campeggi, un paio nello specifico, che erano interessati al tema, più che altro come un'idea di conversione rispetto al loro campeggio tradizionale. No, nessuno era interessato. A noi è capitato. Gente che dice, sì. Ho capito che devo cambiare. No, veramente abbiamo avuto proprio una richiesta specifica. Cioè, Quando ho fatto il mio studio in Sardegna e Catalogna, avevo voglia di iniziare a portare qualcosa anche qui. Quindi ho iniziato a farmi porta a porta tutti i campeggi del Salento. Molti ci accoglievano proprio sotto al sole a fare fotografie per documentare un po' lo stato attuale. Alcuni non ci hanno fatto neanche entrare, chiedendo autorizzazioni, nonostante io li avessi avvertiti per tempo. Invece c'è stato il gestore di un campeggio, peraltro non è locale, nel senso che il signore che lo gestisce è romano, ma un campeggio a Gallipoli, piuttosto grande, proprio in prima linea di costa. E ci ha ricevuto, anzi con particolare, insomma è stato molto cortese, ed è stato lui a chiederci se avessimo mai sentito parlare del glamping, perché aveva letto degli articoli, e nello specifico lui aveva salvato un'immagine sul suo computer di una di queste strutture amovibili, la tipica struttura tipo container. E quindi è stato lui a chiederci se ne sapessimo qualcosa, insomma noi gli avevamo detto di sì, poi in effetti è un contatto sì, che non è, sfumato, che è un po' sfumato, cioè è rimasto questo contatto, noi non siamo andati avanti per appunto per altri canali professionali e quindi non l'abbiamo ricontattato, però lui era interessato e lui all'interno della sua struttura ha tende, bungalow, insomma è molto grande, ha tutta la varietà possibile di alloggi ed è proprio sul mare, quindi potrebbe essere un contatto da riattivare insomma. Però lui... che poi ti mandiamo una mail però... Sì, ecco, no, un altro contatto forse ci fu da parte nostra in cui, siccome lui ci chiedeva informazioni, noi gli sintetizzammo un po' questa idea del glamping in alcune slide, in un testo, però poi non ci rispose sì, più. È una cosa di tanti anni fa. Un altro che ho invece l'anno scorso, un altro contatto che invece aveva un router, aveva acquistato un terreno abbastanza grande. Avevo un rudere per via traverse, cioè nel senso che mi ero trovato lì perché voleva fare una piscina, visto che ci occupiamo anche di impiantistica sportiva,
E lui aveva questa idea di fare i bungalow, al che scusa, ma perché farli in muratura? Ci sono altri sistemi, e quindi abbiamo cominciato un po' a parlare di glamping e quant'altro, però era uno di quegli imprenditori che aspettava finanziamenti, cioè se fossero arrivati i finanziamenti, allora forse avrebbe cominciato ad avviare un discorso. Persone che hanno 8 ettari di terreno, 5 ettari di terreno, 6, perché l'abbiamo seminata la cosa, cioè. Ma io non capisco. Richieste di che tipo? Cioè, loro chiedono di acquistare una tenda o hanno intenzione qualcosa di strutturato? Difficile per me è, non è rispondere alla richiesta della tenda, perché la tenda è una tenda, e in questo momento la può usare chi può, ha un giardino, la monta come diciamo struttura mobile, chi fa yoga. Chi vuole avere una camera non ufficiale in più, ma il desiderio di tanti non è avere una tenda, ma poter utilizzare il proprio terreno, il proprio in eccesso, e poter dare uno scopo a questa terra che non puoi più fare l'agricoltore perché non ci vivi solo da quello. Allora non mi serve la tenda, mi serve capire come posso. Spiego. Di questi me ne faccio, cioè io faccio proprio da filtro, il prossimo mese viene fuori su Terra Nuova un articolo in cui mi intervistano su questo argomento, perché io ho una serie di casistiche. Il fatto è che da soli non ci si può concentrare sulla produzione delle tende, no? Mi spiego, è come bisogna mettere insieme degli elementi che facciano ognuno la cosa sua. Anche nel loro progetto meraviglioso, veramente io vi faccio tanti complimenti e sono contenta di avervi conosciuto. E c'è un altro aspetto, aver progettato anche la struttura, che è carina. Dobbiamo però poi capire come produrla. Allora, un solo soggetto o due soggetti non possono affrontare tutta questa tematica. Bisogna mettersi in sinergia, fare in modo di rispondere a questa esigenza. Quanto tempo abbiamo? Ci possiamo dilungare? Andiamo? Sì. Quindi, come si chiama quella masseria minima lì? Quella con la porta solo? Quella Torre Vizio. E quanto è grande? 376x376 metri. E quante ce n'è ogni chilometro quadrato? Ogni ettaro e mezzo quadrato. Cosa ci si fa dentro? Il tuo progetto? Come? Cosa ci si fa dentro? Che attività si svolge? Cucina, bagni, servizi alle persone. No. Cucina comune, bagni. Meglio? Cucina comune. C'è il camino? Sì, è il pozzo. Cazzo il pozzo. Cazzo il pozzo. Sapete quanto mi è costato dire che a casa mia c'è un pozzo? Dire che io devo pagare io nel comune. C'è il pozzo. Dentro. C'è l'acqua, eh? Ok, questa qua è quello che c'è. Mettiamo una masseria che conosci tu, una di quelle insomma che sta abbastanza insieme, non quelle proprio questi che abbiamo visto possiamo mettere tavernese, masseria tavernese che... Sì, ma senza dargli neanche il nome, dimensione in superficie 500 metri quadri su due livelli, perimetro chiuso, aia chiusa? Con la aia chiusa, con la sensibilità del corpo. Me ne stai dicendo già troppe. Così? Meglio. C'è anche un terzo piano, no? La terrazza c'è, panoramica. Se spegni tutte le luci guardi le stelle? Se non stai vicino a un paese. A me. Quella lì è vicino al paese? No. Ma ci vedi le stelle. Però potrebbe esserci qualche abuso. Adoperiamo anche quello. Adoperiamo anche quello. La norma dovrebbe cercare di trovare. Ok. Dovrebbe abbattere. Convertirlo. Cioè, hai bisogno di mettere cubi, mi butti giù quelle lì, ti do il 20% in più. No, una parte è crollata da sola, ultimamente, quella a sinistra.
c'è dentro anche un router. Ok, bene. Che altre strutture fisse ci sono sul territorio, a parte l'infrastruttura che abbiamo detto, ci sono le strade, i muretti, ok? Allora, noi abbiamo questo qua che è fisso. Allora, se a questo qua gli facciamo fare ognuno il suo mestiere, questo qua è il posto dove si va a ballare, no? Sulla prima terrazza ci si mette l'orchestra, ci va a ballare qua, a manetta. Basta. Beh, a ballare, se tu sei un ballerino, andrai a ballare o no? Se merita. Io sono un imprenditore del ballo. Guarda gli altri quando si dire, io. E allora facciamo il guardione in due, siamo a posto. Allora, messo a posto questo, diciamo che manca tutto il resto. Però quello che non voglio dire è che qua, a parte che qua c'è anche il vento, oltretutto, no? C'è il vento, c'è il mare, c'è la pineta, c'è il litorale, c'è il rilievo, ci sono i tratturi, ci sono le proprietà con i muretti a secco. Questo qua, diciamo che è il grasso che non abbiamo da nessun'altra parte, abbiamo questa parte cospicua del progetto, mentre abbiamo questi avanzi che sono il magro, cioè la parte, diciamo, che già esiste. Noi dovremmo adesso metterci nei panni di un tedesco o di un danese che dice: ho questa immensa bellezza in mezzo al sole, alle stelle, alla luna, ai grilli, alle cicale, eccetera, eccetera, col mare e con una stagione tre volte, quattro volte più grande della mia, no? In un posto bellissimo che raggiungo con l'aereo a Bari o Martina Franca, ci sono altri più vicini, gli aeroporti? Brindisi? Perfetto, Brindisi, magnifico. Ecco. È già perché Ignazio finiva lì. Allora, qua siamo, questo è il patrimonio. Adesso noi ci mettiamo a scrivere le regole che permettono di usare queste cose e vietano di usare le altre cose, perché la regola è fatta di permessi e di divieti. Ok? La scriviamo insieme, subito, e diciamo tutto quello che è nelle disponibilità stagionali, sia come risorsa che come sopruso o uso, soprauso, cioè l'uso è una cosa e poi mi ci metto un altro uso, lo teniamo per buono come il punto di domanda principale, cioè ce lo lasceranno fare, come si fa a farsi dire di sì? In questo caso, com'è il trucco per farsi dire di sì? Cosa bisogna promettere? Cosa bisogna soprattutto mantenere? Ok? Allora diciamo che accanto a queste cose, dove ho l'acqua, diciamo, dentro una costruzione che è già infrastruttura per conto suo, no? E dove ho delle strutture che erano gestionali e anche produttive dentro questo territorio, cioè trovo delle cose conformi al territorio, antropizzate ma conformi. Anzi, nate su quei tratturi lì, nei punti d'incontro, per la sua via di facilitazione, nel posto dove l'umidità del mare si fa sentire meno anche nelle mezze stagioni, nel posto dove ho delle disponibilità di non si forma la palta quando piove, insomma, ecco. Siamo d'accordo che questa cosa non dobbiamo inventarla, che è già stata inventata? Ecco, allora adesso andiamo a cercare in questi luoghi con una densità che progetto per progetto ci dobbiamo impegnare a non superare, andiamo a cercare i posti dove mettere le cose. Non dico apposta le cose perché non sono di per sé quello l'oggetto del nostro intendere. È per dire che all'interno di questa roba qua non vige una legge matematica, meccanica o a carta quadretti. Vige una legge di eccellenza, cioè nei posti dove vale la pena di metterne tre, di queste cose ne metto tre, nel posto dove vale la pena di metterne una sola, ne metto una sola. Nel posto dove ce ne stanno 60, perché faccio il rave, no? Ne metto 60. L'importante è che quella roba lì duri una settimana, quest'altra cosa duri 4 mesi. Di più non vedo. Poi mancano delle attrezzature, dei servizi, cioè la tecnologia. La tecnologia è una delle prime cose che si impara nelle emergenze. L'emergenza ha bisogno di tecnologia immediata. Filtri per l'acqua potabile, depositi di sicurezza per le derrate, posti dove si fa il pronto soccorso o la prima assistenza. Okay? Agiamo con questo principio, perché quando va bene per l'emergenza una cosa, va bene anche per la delocalizzazione, localizzazione, delocalizzazione, localizzazione. No? Cioè, quando io devo continuare a spostarmi, prenderò i risultati che la tecnologia, l'industria, la produzione mondiale ha già messo a disposizione per le questioni di emergenza. L'unica cosa che devo fare, per esempio,
No? L'unica cosa che devo fare è fare in maniera che queste, che sono dei bisogni operativi della gestione dell'ospitalità, che non ho qua e non ho qua, non mi facciano l'effetto delle superfettazioni che nominavate voi, no? Non mi facciano lo stesso effetto dei soprusi, degli abusi. Allora, anche quelle devono essere mobili, sì? Anche quelle devono essere mimetizzabili? Una proposta, io adesso ho quella lì, ma vedete voi, insomma. La domanda non ha risposta. Non ha risposta, però è una domanda a cui bisogna dare risposta. E ci sono quindi questi accessori, no? Li faccio così perché ci sono anche delle cose fuori, insomma, ci sono pannelli solari, ci sono collettori solare termico, ci sono reti wireless, ci sono contenitori che vanno portati via, ci sono degli svuotatoi che bisogna portare via. Cioè, se si vuole veramente stare indifferenti sul territorio, che è quella la nostra risorsa, cioè toccare il meno possibile, devi stare sulle punte dei piedi come i ragni, no? E mettere giù poco di tutto, soprattutto non attaccarsi mai a terra con nulla. Okay? Non quindi... aiuta a portare questo. No, beh, sì. No, è vero, e regge pure al vento. Ma poi le mettiamo, perché alla fine, dopo aver fatto queste cose che sono necessarie, no? Qua ci stiamo parlando di bagni. I bagni non possono essere tanto lontani dalla yurta, no, ecco, i bagni non possono essere tanto lontani, come le vostre, si chiama yak, come si chiama? Yaz. Non possono essere lontani dagli yaz, no, non possono essere lontani da nulla. Quindi, se ho fatto questa operazione qua e ne ho fatta un'altra qua, a questo punto io ho la possibilità questi sono indifferentemente delle situazioni, diciamo, geometriche, perché mi trovo in un piano piuttosto che in un impianto di ulivi, piuttosto che in un luogo regolamentato dall'antropizzazione dai tempi, oppure delle condizioni leggermente diverse, perché mi trovo in quella cava famosa, no? Come le avete messi giù voi, certo che non ti puoi mettere nel posto più basso, che dopo viene una due gocce di pioggia e ti trovi con tutto bagnato, no? Sia nella tua che quella degli altri. No, ma anche sotto terra è interessante. Si può scavare, ti fanno scavare anche di più di quanto dice. Ma dopo devi portare fuori l'acqua, quindi se scavi, fai quello che devi fare, ma dopo a un certo punto non puoi viverci in quel posto lì quando c'è un rovescio di un temporale, una tromba d'aria, una roba di questo. Allora, queste sono queste unità intermedie e queste sono le unità finali. Le unità finali possono essere anche il catalogo mondiale delle unità finali, purché ognuna sia, diciamo, alla pubblica, al pubblico giudizio, no? Tu dici, io ho affittato tutte queste, vi do la soluzione che diceva il nostro amico stamattina, io ho affittato tutte queste, questo a Bari Alto, hanno chiamato tutti gli architetti che c'erano allora, no? Aimoni, c'eri? Ci sei? Aimonino, Canella, Dieti, Acuto, come si chiamava quell'altro? Rossi. Chi? Rossi. Aldorossi. Ah sì, c'era Aldorossi. Bene, a quel punto lì hanno fatto questo che sto dicendo io, all'interno di un lager. No, hanno costruito, lager, mi perdoni, no? Quello che è, di un coso chiuso, lager vuol dire campo chiuso, non è che vuol dire, dopo tristi ricordi, ma quello vuol dire. Allora, all'interno di un campo loro hanno costruito sei di queste, sei di queste, sei di queste, sei di quelle, e poi hanno venduto quelle di Vieti, no? Modello Costa Smeralda. E ne hanno fatte 60 di quelle, o quante sono, non so, adesso non sono più stato, è una storia vecchia. Bene, quella lì è la regola, il fatto che quelle di Acuto o quelle di Canella o quelle di Aimonino non puoi mica batterle a Bari Alto, ma queste sì che non le faccio più e gli attacco altri di questi. E in tre stagioni ho regolamentato il piacere che c'è nell'ospitare con il gusto dell'ospitante. E quel giorno che mi cambia il regime mi arrivano i cinesi e mi arrivano invece i magrebini. Cosa ci metto a mettere un test di una roba diversa e con quella dire bene vanno più quelle che quest'altre? Non ho fatto investimenti inconcepibili con l'Incam, ho fatto delle richieste di affitto a dei produttori, ognuno che si faccia le sue belle esperienze,
che si fanno il loro prodotto, l'hanno ottimizzato, te lo propongono per quello che è, come quando arriva quello che vende i termosifoni e ti dice il mio termosifone è così e il mio termosifone è colà. Nessuno deve entrare in un matrimonio chiuso quando fa queste cose del leggero, perché il leggero dà quelle opportunità e noi quelle opportunità abbiamo bisogno, perché stiamo inventando un sistema che non distrugge nulla, okay? E che si dimensiona, bilancia, si controbilancia sulla richiesta e sul risultato che tu riesci a percepire, no? Risultato certamente economico, però il fatto che questa cosa qua domani diventi una colonia di questi affari non deve andare solo nella direzione della richiesta dell'imprenditore o degli imprenditori che lì dentro operano, ma deve andare fino al limite imposto dal progetto originale, che è mediato tra gli interessi del danese, che vorrebbe che tutto sia naturale, grigli e cicale, e il bisogno del pugliese, che non sa più cosa farci di queste olive che non vanno più da nessuna parte, prendono sempre il verme tutti gli anni, no? E non può più fare l'olio perché è acido. Cosa ci facciamo con questa terra di Puglia? Perché raccontarsela va bene soltanto finché regge il portafoglio, dopo bisogna smettere. Quindi questo potrebbe essere lo scalare, no? Cioè ho delle risorse da recuperare per le quali attingerò a tutti i fondi possibili, no? Quelli culturali, quelli di legambiente, quelli che ti dicono se tu butti giù quella superfettazione che è incongrua ti lascio fare un altro pozzo nuovo da un'altra parte, no? Cioè che questa contrattazione a questo livello, questa contrattazione a livello di sindaco e questa contrattazione a livello del mio cliente. Contrattazione non vuol dire contrapposizione, ma riconoscere il conflitto di interessi che c'è sempre, no? Quello che dice 35 euro per dormire, o 20, o 39, o 19, è sempre un do ut des rispetto a quello che fa il tuo vicino di casa e rispetto alla qualità che tu proponi al dispetto del tuo vicino di casa. Quindi la giusta concorrenza fatto su aree, come mi piace molto, su aree molto congrue con l'offerta stessa, no? Cioè io ti offro l'entroterra, l'agricoltura, la partecipazione a questo tipo di vita, il fatto di poter venire fuori stagione e trovare comunque almeno una o due di queste unità sempre in piedi, tutt'al più le ho tutte smontate e a dicembre vuoi venire a dormire, prendi l'appartamento al piano nobile, no? Vai su per la scala, giri a sinistra, quella lì è la stanza tua col bagno, qua dentro ci saranno sempre una o due stanze a disposizione, una cucina a disposizione, c'è sempre stata, ci stavano a lavorare 500-600 persone quando era in auge, no? Questa struttura qua, cioè, ci confluivano un po' con la sacchetta con dentro il pane e il cacio e un po' magari a mangiare perché erano i controllori, però qua dentro questa era una struttura che funzionava per gestire un territorio come questo. Un lavoro che si può fare in Puglia e nelle zone dove questa cosa qua è vera, non inventandosi per giustificare, è ridimensionare questa densità umana, magari con un correttivo, insomma, a seconda del fatto che si su quella struttura che abbiamo, diciamo, che abbiamo scritto, che è stato noi, è invece un progetto di ecovillaggio, nel senso c'è una comunità residente che ci vive e lavora e guadagna da quell'attività di ospitalità. È come quello di prima, come quello delle galline. E questo è quello che manca. È come quello delle galline, quindi questa cosa qua, più è autosufficiente, quando il tema rilevato... Allora bisogna vivere, riuscire a mangiare bene dagli orti, bisogna avere un lavoro in campagna, cioè non dobbiamo pensare solo ad un modello, chi la finanzia tutta questa cosa? Se è un ente pubblico deve avere anche una finalità di tipo pubblico. Cioè deve dare, deve vedere. Non può essere un ente pubblico che finanzia questa cosa. Appunto, è un non imprenditore, se è un imprenditore, o solo una serie di privati. Imprenditore o imprenditori. La possibilità di acquistarne una parte per acquistare anche una possibilità di vita. Ma di perché lavoro. Devi acquistarla, puoi affittarla? Ritorno alla fissità di questa logica della speculazione fondiaria, dobbiamo pensare che la tara che ci ha mandato fino qua. Non si può prendere un pezzo di terra che produce dai secoli dei secoli agricoltura e pensare di venderla, nonostante li faccia a riprezzo quello che ho detto, ma è sbagliato venderla. Si può affittarla, si può gestirla, si può coltivarla, ci si può fare su delle cose provvisorie, ma venderla è un'assurdità che vince soltanto nel mercato degli americani.
perché l'hanno rubata gli indiani la terra, non era mica loro. Come si fa a vendere la terra? E perché devo dare retta a un imbecille che ha 8 ettari e vuole speculare sulla terra? Andasse a lavorare alla Gezè, no? Cioè, vada a Volkswagen, cosa vuole da me? Vuole che gli giustifichi col sacrificio dei soldi pubblici, col sacrificio della mentalità del pubblico e del privato, col sacrificio della vista, che quando io guardo dal mio piazzamento di terra vedo una vaccata davanti a me, vuole che io gli autorizzi di fare una speculazione perché c'è 8 ettari di terra? Qualcuno dovrà recedere o no? E quindi come si propone il progetto in questo caso? Questo progetto si propone col business plan che avete visto prima. No, se uno vuole vendere una cosa e dopo vuol fare così non funziona. Abbiamo fatto il catalogo delle opportunità. Riconoscete che queste sono opportunità? Bene, sono opportunità dal punto di vista geografico, culturale, antropologico, antropico. Sono anche opportunità infrastrutturali? Sì, sì e sì per tutti. Bene, ora si fa qua sopra, si lamenta fino che volete, tutto quello che manca, e dopo a un certo punto bisogna rimboccarsi le maniche e fare quello che è la nostra parte. No? Allora, uno che sta nella produzione, che per esempio dipende, che sa esattamente che cosa costa una tenda, come funziona, come si fa a proporla, eccetera, eccetera, aspetterà che ci sia la norma giusta per poter piazzare le tende in questo posto qua e poi cercherà di piazzarle, giusto? Va bene, quello dopo non è un altro problema, allora, parliamo di separazione perché diventa privato e quello lì è una cosa differente. Il problema è che, no, lo spiego, perché il problema di quel sito è proprio che il comune non vuole vendere, ma non ha capito, lo vuole vendere. Ma non è quello il problema, quello è la stupidità di quella della situazione di adesso, non allora, è il problema. Allora, business plan, cioè l'acquisto, no, cioè la ristrutturazione, no, di una non parte, c'è nostro, non c'è nessun acquisto. Qua gli operatori che ci sono si censiscono, come hanno fatto loro, cosa hanno fatto? Sono andati casa a casa a vedere chi c'era dentro. Ma prima dicevo, scusa, ma quello che dicevo patto d'area, che lo chiamavo con queste due parole, che sto pensando esattamente a un'organizzazione di, diciamo così, persone, da enti pubblici e privati, che sì, che sottoscrivono dei reciproci impegni, dove non c'è acquisto e vendita, dove non c'è privato, diciamo così, c'è privato e pubblico, ma si incontrano, e basta, no? Ma si incontrano su dei, vuol dire, su che cosa si fa, su cosa non si fa. La convenzione, quello che dici è un organismo che già, scusami se mi sono sovrapposto, è un organismo che, se non strettamente per questa funzione, ma che ingloba questa funzione, che in cui è già stato istituito, si chiama GAL, che si chiama gruppo di azione locale. No, conosco il GAL, è un'altra cosa il GAL, è un'altra cosa il GAL, perché il GAL in realtà è un insieme di, diciamo così, di pubblici e soggetti privati che concorrono a sviluppare dei progetti sulle aree. E qua c'è qualcosa di più di un GAL, cioè qua c'è la definizione precisa delle regole, delle dinamiche che determinano il lavoro all'interno di quest'area. È un po' di, insomma, dire, è un passo più operativo e anche più anche gestionale. Cioè il GAL non definisce, no, come devi lavorare tu e come devo lavorare io. No? Cioè, il GAL non ti dice, guarda, che allora questa masseria funziona con queste regole, questo. Lui ha tracciato tre fasce. Allora questa fascia funziona così, questa funziona così, questa funziona così, e tutti quelli che qua firmano questo contratto sono impegnati a fare questo modo. GAL non fa così, GAL dice, no? Presenta la tua proposta, io vedo di finanziarla. Vedo di finanziarla, no? Di sostenerti. Sto una parte. Sapete come stanno andando un po' queste vicende, alcune vanno bene, altre stanno facendo un buon progetto, altre invece, insomma, diventa anche lì un mercimonio, no? Per cui fanno un po' di cencelli, un po' di errori. Però si tratta di un altro meccanismo. Quindi strutture, diciamo, già esistenti, come alle versioni perlomeno, che abbiano terreno in questa area, a cui si faccia una proposta di entrare, diciamo, in un meccanismo che possa consentire a loro di utilizzare i terreni, giusto? Ci stiamo arrivando. Quindi di mettere i terreni a disposizione di un progetto, cioè di un albergo diffuso, chiamiamolo come vogliamo, di una realtà si chiama di ospitalità che si colloca in più punti.
di appoggiandosi, cioè facendo uso di servizi e di strutture già esistenti. In questo caso si abbatterebbero anche i costi di investimento, di ristrutturazione di immobili e masserie che per ora veramente sono così, e si potrebbe essere già operativi, perché è solo, è vero, come dici bene, un fatto di giusto accordo tra enti pubblici e privati. Io so bene, noi sappiamo, noi sappiamo bene che quando si arriva ad affrontare questi temi qua ci vuole del denaro, ma chi paga questo? No, infatti quello è il problema. Sì, ma chi paga questo conto? Ditelo che lo pago, io ce l'ho la risposta. Lo pagano tutti, no? Dovete pagare questo conto qua. Il pubblico che dà il 70%, il privato che poi fa il vassallo con il valvassore, il valvassino, chi lo paga questa operazione qua? No? È chiaro che va trovata una formula economica. A convenienza. Parla di project financing, no? Cioè va trovata una formula economica di questa operazione che consenta alla struttura efficiente in qualche modo di gestire una serie di servizi che sono di utilità per tutto il sistema di poter far fronte, no? Perché se no è sbilanciata l'operazione. Non so, insomma, la strada da seguire è questa. Lì dentro non c'è lo schema economico, ma gli schemi economici sono più di uno che possono supportare questa cosa qua. Se non si entra nel merito del caso specifico non si può acclarare quale di questi sia meglio, che competizione c'è tra gli ultimi due. Questo è invece uno schema funzionale, no? Come voi avete fatto il censimento del territorio e fra i territori avete scelto un territorio e avete dato una dimensione che è logica, infatti tutti vi hanno riconosciuto il grande merito di aver fatto la giusta selezione, cioè la scala giusta, di non essere stati né miopi né presbiti, di aver visto la dimensione esatta. Allora lì dentro adesso si tratta di dire di queste risorse che sono censite, non dobbiamo andare a definire tutto. Ci sono quelle risorse, vanno trovate quelle che non ci sono, giusto? Perché abbiamo detto, dall'immondizia abbiamo tolto l'alluminio, l'abbiamo separato, abbiamo tolto l'acciaio, l'abbiamo separato, abbiamo tolto l'organico, l'abbiamo separato. In questo caso quel lavoro lì è fatto, cioè con il rimansuglio di un'economia che non sta più in piedi da sola, abbiamo fatto semplicemente, gli abbiamo dato, come Dio il settimo giorno, il nome. Ci è piaciuto, gli abbiamo dato il nome, masseria, masseria, pozzo, pozzo, piantagione, piantagione, orticolo, orticolo, mare, mare, d'una ad una, parco, parco. Ci va bene? Abbiamo detto questo. Cosa manca? Mancano quelle tre robe che ho detto io. Allora bisogna concentrarsi con l'intelligenza su quello che manca e promettere che queste cose qua non snaturino il motivo per cui abbiamo fatto il censimento, perché bisogna tornare sempre all'articolo 1, come dico, di questo regolamento, di questa legge. Questo è un sistema per integrare l'attività che sopravvive, non per ammazzarle e farli diventare tutti ballerini o come si chiamavano quelli che andavano tanto di moda a Bari, esco. Allora non è così che si fa, no? Cioè non si diventa un'altra cosa perché il tuo campo, che tutti riconoscono che è eccezionale, almeno i danesi e gli americani riconoscono che quello che stai facendo nel tuo campo è eccezionale per loro, è in fiacca perché magari ti sembra di essere così dentro un meccanismo che non riesci più a reagire, cosa che succede in tutti i paesi, no? Anche in Trentino per certe cose, o in Lombardia, ciao Buroni, in Lombardia si lamentano delle loro tare, diciamo, regionali. No? In Puglia ci sono queste lamentele statiche, no? Quelle che continuano a ripetere, cicli, gnognon, gnognon, sembra una macina, e macina sempre la stessa acqua, gnognon, gnognon, non c'entra un minimo di grano, di granaglia, qualsiasi, gnognon, continua a lamentarsi sempre delle stesse tre cose. Voi avete fatto il grande lavoro di aver censito un caso, c'è possibilità di mettere insieme dei saperi per vedere se si gratis, ripeto, per vedere se si riesce a scrivere una norma, col caso e la norma vediamo se si è innescato il virus, cioè se qualcuno di questi che sono già dentro sono insediati, ma ci vivono, come dici, no, meglio, se dovessi portare dei coloni in questo posto diventi pazzo perché i vicini non li sopportano, hanno la pelle troppo chiara, troppo scura, sono rossi, gialli, verdi, non li interessa. Qua c'è gente che ci vive, quella è la risorsa fondamentale e per quelli stiamo lavorando. Il fatto che poi si riesca a vendere la carta igienica da qualche parte, non comprerla, la compreranno da noi,
voglio dire, per la carta igienica, per non menzionare nessuno di noi, no? Ecco, vendi carta igienica? Ma come no? All'assunta c'è il caso di un signore, per esempio, che ha acquistato una gerga, che ha 5 ettari di terreno, destinazione d'uso turistica, una masseria enorme completamente, perché era la discoteca dei suoi figli, voglio dire, cioè ha il ristorante, le camere, tutto. E l'idea gli piaceva tantissimo, io gliel'ho proposta, gli piace. Lui ha due problemi. Uno, aveva costruito un forno per cui gli hanno sospeso la sovrintendenza. Chiamiamolo un abuso, dai, che il nome è suo. Aveva fatto un progetto errato. E il secondo dice: io voglio fare questa cosa, mi piace tanto, vieni tu a gestirla a me. Dico, ma scusi, no, nel senso, ha due problemi: gestione e la gestione, cioè non basta farla questa cosa, voi bisogna gestirla, esserci, animarla, avere la capacità di farla vivere, quindi sono tante cose. Cosa vuol dire? Che non si deve fare, qui ci sono tante cose, non ho capito la parola. No, dico, in questo caso qui bisogna, perciò dico, c'è bisogno di offrire un prodotto, un supporto, un prodotto che non sia solo di tipo progettuale, di soluzione del problema ma anche una possibilità di gestione. No, se non c'è un bisogno di andare a sollecitare. È un po' quello che diceva lui prima, no? Ma no, ma quello dice, se c'è la possibilità di semplificare la vita, cioè parlavamo del concorso forestieri, che è una cosa antica, c'ha 200 anni, e dice magari oggigiorno lo si fa stando seduti al bar, il concorso forestieri, no? Cioè, facendo la propria vita. Sì, ma nella pratica, nel momento in cui ci sono strutture mobili diffuse in un territorio così vasto, sì, chi le controlla, chi le gestisce, chi le smonta, chi le monta? Cioè, voglio dire, ci deve essere un organismo. Una delle domande, no, fermi con gli organismi. Gli organismi costano. O questa roba qua diventa una struttura equilibrata dall'interno, esatto, oppure nessuno di quelli che sono coinvolti in questa, diciamo, come si può dire, decadenza, sono sufficientemente interessati al loro futuro per fare qualcosa. A questo punto, perché dobbiamo sostituirci noi? Perché abbiamo la testardaggine di dire: io ho visto la luce, io so come sono fatte le stelle, so come sono fatte... No, allora no, non ci sostituiamo noi a loro. Eventualmente integriamo per un certo periodo, l'esempio che faceva Stefano prima, del fatto che ci sia stato due calabresi che sono andati in Canada e abbiano visto come si affittavano le jeep e siano tornate sulla Sila, hanno cercato di fare qualcosa sulla Sila, e questo qualcosa si è diventato stranamente un parco avventura, e questo parco avventura sia da 5 anni che fa profitto. E insomma, questo qua vuol dire che c'è un po' di fame, che c'è un po' di intelligenza e che c'è un po' di bisogno, almeno un po', in maniera che non ci debba essere qualcuno che pensa per gli altri, no? Come alle oche, che discorsi sono? Quelli lì si arrangiano. Non so, non parlo bene. Ricordandosi al discorso stamattina, ad esempio, che sono disegnato sulla marina di Ugento, ad esempio si fa, ma dico come prima idea, si fa un bando pubblico per la gestione e l'organizzazione di questa cosa qua. Va bene, perfetto, lo confermiamo per l'anno successivo. Va male, si manda via, si mette una blacklist e si rifà il bando per l'anno dopo. Cioè, il gestire, secondo me, è l'ultimo qua dei problemi. No, no, io intendevo anche in fase progettuale, nel momento in cui non si pensa più ad un luogo fisso, la sto vedendo la cosa, mentre dico, non è che sulla base di tutto quello che abbiamo detto, se c'è quell'area che è giusta e ben individuata, perché non per niente, per tutte le ragioni che loro hanno detto, è proprio così, c'è quest'area. Ok, ci sono delle situazioni che richiedono un sacco di investimenti e tanti problematiche. La cava è molto complessa da mettere, cioè ci sono delle altre situazioni che invece sparse in quel territorio, già pronte o semi pronte ad accogliere una proposta di questo tipo. Quindi che cosa vedo io? Vedo un gruppo che sia in grado di non solo progettare, fornire le strutture, ma anche i servizi, intendo dire, i servizi come centralizzando la risposta all'ospitalità. Cioè, mi spiego, se abbiamo
5 strutture che aderiscono a questa iniziativa, 100 strutture mobili, 5 strutture che le ospitano. Noi chi siamo? Siamo un gruppo che installa le strutture, offre tutto questo e ha una convenzione con chi ospita la struttura, ma non ospita, non offre il servizio dell'ospitalità. Perché è... Proviamo a ripulirla questa idea un secondo. Perché così torni, ma sì, ma torni indietro di un passo, che abbiamo già detto che quello. Noi siamo, ci facciamo adottare e organizziamo tutto. No, ripeto di no perché deve essere chiaro quello che sto dicendo. Ripeto di no, non perché non ci sia gran parte di quello che ha detto che è sostanzialmente vero. Nel fatto che nel tirare quella conclusione come la soluzione, di fatto ammazzi l'operazione per come l'hai cresciuta. Cioè l'hai cresciuta secondo l'articolo 1 e la svolgi secondo l'articolo 5. Non va bene, sempre secondo l'articolo 1 devi svilupparla. Allora, ci sono gli imprenditori che hanno delle carenze? Sì. Hanno, opererebbero volentieri nel settore dell'ospitalità perché hanno cultura, carattere e risorse? Sì. Bene, quelli sono i nostri clienti, quelli che non ce l'hanno sono attaccate alle loro camere. Sono molto attaccate alle loro camere. Lasciali lì, a quelle c'è... che hanno già, anzi vedono di, non vedono di buon occhio in questa cosa. Ma non no, ma mi sto spiegando. Allora non sono quelli che hanno tre camere che vanno altre. Ripeto la domanda. Non sono un buon interlocutore questi, evidentemente. No, infatti, no, ma lui di questo. Ripeto la domanda, ci sono quelli che dico io? Sì, ci sono. Basta, allora non voglio parlare degli altri. Non voglio parlare degli altri, perché degli altri non mi porta avanti la soluzione. Quelli che dici tu però li stiamo definendo, capito? Appunto, quelli lì non sono quelli che dici tu, sono quegli altri, no? Se quelli che dici tu non vanno bene. Possiamo fare una scrematura o dobbiamo prenderli tutti? No. Bene, allora, non vanno bene, abbiamo preso questi qua che sono buoni. Di tutti ce n'è uno che ha la cava, il più complesso di tutti, il più bravo di tutti. Beh, lo perderemo al primo progetto, lo prenderemo al secondo. Verrà dicendo cosa posso fare io, giusto? Allora, prendiamo quello buono, il proprietario della masseria. È buono, non è buono? Non, saltiamo un altro esempio, non voglio prendere questo per definizione. Il concetto è che se nel nostro censimento almeno una masseria ce l'abbiamo, almeno 5 o 6 pozzi ce li abbiamo, almeno 16 km quadrati di territorio ce l'abbiamo, un po' di mare ce l'abbiamo, allora partiamo. In quel caso partiamo. Quindi lasciamo perdere tutti i SEIMA, perché altrimenti non si parte mai. Con quel caso lì gli si costruisce accanto una convenzione, la si prende, la si porta agli organi competenti e si vede se si conclude o no. È una cosa, diciamo, di grande impegno, ma almeno mirata, ok? E cosa succede dopo? Dopo, anzi prima, succede che bisogna preimmaginarsi il conflitto di interessi. Io insisto con questa cosa qua. Se noi la guardiamo da un'ottica del venditore, se la guardiamo dall'ottica del progettista, se la guardiamo dall'ottica del prestatore di servizi, se la guardiamo dal proprietario del terreno, se la guardiamo dall'agricoltore e dal massaro, non la vedremo mai come deve essere vista. Loro l'hanno vista. Vista in totale, concluso il progetto con quello che loro hanno denunciato di essere la loro carenza. Non sappiamo niente di soldi, non abbiamo niente di normativa, giusto? L'avete detto voi. Queste due cose gli mancano. Allora, la cosa è, tra tutti quelli che hanno partecipato a questo piccolo gruppo di lavoro, mettere insieme tutte le scienze e le sapienze senza se e senza ma, senza se e senza ma, altrimenti non si arriva in fondo, si continua a girare in tondo rispetto a questo problema. Dopo ma se il ma ti fa definire no, il se il ma ci porta fuori in questo momento, perché definire abbiamo già saputo cosa dobbiamo fare, dobbiamo inventarci uno strumento normativo regolamentare che abbiamo denunciato tutti che è assente, perché quello che dici tu sono tutti casi di SEMA, perché incocciano, a parte la loro ignoranza personale e a parte la volontà di non fare lavoro, di non lavorare, che insomma quelli che si permetti sono i primi da abbandonare, quelli che non vogliono lavorare perché devono fare lavorare. Io non sapevo se qui se tra i presenti ci fosse qualcuno per esempio che sta facendo questo perché ha voglia di gestire. Perché poi è fuori discussione, fosse, perché ce n'è già uno. L'abbiamo censito, no? Questo l'abbiamo censito, non è mica quel nome lì, l'abbiamo censito. Ci anzi, deve... ha già la destinazione d'uso giusta, ma non perché è, si possa realizzare. Non è il caso specifico, noi sempre a questa roba qua dobbiamo comporgli assieme una normativa, un foglio di A4. Perché se non aggrediamo il problema per dove il problema risulta centrale, lo vediamo sempre per dei pizzi e merletti che ci sono in giro, la tovaglia non è mai finita, non ci sono su
no? Non c'è sul monogramma di chi va a sposarsi, no? In questo momento quello che io tiro come conclusione è questo, essendo un po' insistente e anche un po' invadente su questo mio modo di esporre, lo faccio perché in fondo una delle cose più gravi che loro in parte hanno già potuto misurare è che dentro un gruppo di lavoro solo non ci sono mai tutte le professionalità, le specificità. Ecco, io sono nato quando la scuola aveva l'illusione di essere interdisciplinare, no? E quindi a questo lavoro qua sono stato abituato fin da piccolo, cioè che si fa così ad affrontare il problema, che se io mi perdo nel mio particolarismo, la mia parcella per esempio, piuttosto che dove vendo io le mie di casa al posto delle tue, o di casa nel senso di io adesso ho detto non si fa mai con Dio, ma adesso lo sto facendo, no? A questa cosa qua sono arrivato per aiutare me stesso, cioè la mia carenza, si fa così, non so per voi, si arriva fino in fondo, si finisce l'esercizio, si fa l'Excel per bene, si vede se a 35 regge, se a 65 cosa si balla, cosa bisogna fare, perché il punto è che sono 11.000 euro per ogni posto letto l'obiettivo, per arrivare a 5 anni a break even, perché dopo ci va il lavoro di montare e smontare questo famoso posto letto, altrimenti non si riesce a entrare nella norma, e difatti lui a un certo punto ha dovuto pigiargli dentro gestione, marketing, pubblicità, tutte queste cose qua, giù, manutenzione ordinaria, straordinaria, ha dovuto aggiungere, e quello lì gli è eroso talmente tanto il margine che invece che 35 euro per notte sono diventati 65, ok? Cioè, invece che... E dopo sono tornato da lui e dire, ma scusa, ma come vengono i progetti? Fammi capire, perché questo... Di lusso punto... glielo ho dovuto dire, senza farglielo vedere, perché altrimenti... facciamo il conto che ci sia un'unità, perché bisogna concludere. Vedere se quello che sto dicendo sta in piedi, sempre con l'obiettivo di arrivare a questo foglio A4 da portare a qualsiasi entità amministrativa per controbattere i loro disaccordi, il distinguo che loro esprimono, no? Loro gestiscono il territorio, noi proponiamo una gestione differente che sia integrativa dell'esistente, con una norma che sia più piccola possibile, più chiara possibile, più uguale per tutti possibile, senza pensare a me, a te e agli altri. Bene, arrivare fino là. Allora mettiamo che ci siano delle unità. Una volta io quando progettavo alberghi facevo così. Facevo un albergo che aveva un corpo centrale il più possibile domestico, cioè che si potesse gestire con uno... Sì, devo andare via. Anch'io voglio andare via, tutte le volte mi scollo da me stesso. Allora, queste unità avevano 6 stanze. Cosa vuol dire? Che il proprietario... portiere di notte, gestore, autista, cameriere, barman, cuoco, puliva anche le stanze in bassa stagione e ci viveva con le stanze, perché si pagava le spese per tenere riscaldato il suo appartamento. Okay? Poi c'era il primo gruppo, facciamo per 4, poi l'altro gruppo per 8, e questi erano i famosi alberghi a fisarmonica, i quali man mano che andavano avanti tenevano sì delle quadrature, ma perdevano di qualità impiantistica nella sostanza, perché se io ho un impianto, perché vengo da un posto che è un po' continentale, se ho un impianto con 6 camere che resiste a meno 20 in benessere, resiste in benessere vuol dire in condizioni di benessere, resiste a meno 20, meno 25, quando la metà stagione avrò delle temperature da più 5, da tenere sotto posto e con il raffreddamento da più 25, e quando sarò in alta stagione avrò soltanto caldo da smaltire, ok? Bene, questo albergo fisarmonica era fatto così che fosse già pensato, funzionante per una bassa stagione, una media stagione, un'alta stagione, va bene? E guardate che qua è stato riproposto questa vecchia questione, soltanto che invece sono 16 km quadrati l'area, non 1600 metri, come gli alberghi di Firenze, compreso parcheggi degli autobus, tanto per intenderci, no? Questo è il nostro ambito nuovo, quello che manca è sempre soltanto questo, perché per il resto il fatto che ci sia qualcuno che vuole gestire è imprescindibile.
non possiamo sostituirci anche a quelli che vogliono gestire, almeno dobbiamo toglierci questo berretto e mettere quest'altro cappello e andare via di qua e non ragionare con noi, no? Dobbiamo ragionare negli interessi privati nostri, dobbiamo gestire una struttura. Quello che quindi qua si configura è il ridimensionamento del rilievo che abbiamo sentito raccontare, portare il rilievo all'evidenza delle sue carenze, prendere quelle carenze, selezionare le più importanti, operare soltanto sulla più importante. Faccio questo cosa qua per schematismi, ma poi vi ritrovate che se quel giorno pensate ad un'altra cosa sapete che state sbagliando. Articolo 1, fare la cosa più importante, no? Quando si gioca a burrata, qual è la cosa più importante? Bravo, benissimo. Però ci sono tre regole, no? Allora, mazzetto, canasta, chiusura, no? Queste qua sono tre qua. Se noi sbagliamo questa procedura, ci troviamo che perdiamo sempre la partita, no? Rimaniamo lì a cercare di farle pure. Giochi a burrata. Io sì. Ecco, ci capiamo. Mai, perché non ho tempo, non lo farei molto più bene. Nella nostra ricerca l'articolo 1 era il territorio, la salvaguardia del territorio, no? Sì. La valorizzazione e salvaguardia completa del territorio. È chiaro che nel momento in cui ci si siede con tre sindaci, l'assessore della regione a scrivere la norma si compromette. Eccezionale, si potrebbe compromettere. Quindi è chiaro che va segnato il limite. Devi andare armato, certo. Devi segnare il limite sopra il quale non è indecente andare avanti. È indecente andare avanti perché 40 strutture leggere attorno ad una masseria significa che probabilmente arriveranno 40 macchine. Sì. No? Il tratturo non regge, non lo so, adesso sto esagerando, però. Il rischio è che con la tua idea, che è salvaguardare l'articolo 1, alla fine comprometti proprio lo stesso articolo. Quindi... Qual è che ho salvaguardato io? Io ho salvaguardato le persone che stanno sul tuo territorio, sì. Sono ancora un passo più indietro di te. Cioè io dentro il territorio ci ho messo le persone, le vedo lì perché mi avete raccontato chi sono, e ho letto le città in cui vivono. Mi sto cercando di dare soluzione a quello lì. Quando devo arrendermi io, si arrende quel territorio? Perché io sto progettando soltanto la preservazione tout court, sto preservando il fatto che quel territorio è fatto da loro, la loro storia e le persone ci vivranno. E le dico di più, noi siamo partiti da una verifica in cui lo saprete, insomma, è successo che molti stranieri hanno comprato il trullo perché è bello, perché è figo, si sta bene, mi faccio anche la piscina, alla fine lo vivo due settimane l'anno. Il resto è abbandonato. In alcuni casi anche la campagna attorno al trullo, certo, è abbandonata. Cioè sto distruggendo il quello, dico, e noi eravamo già partiti dall'assunto, non devi vendere la proprietà. Non perché io non voglio vendere la proprietà a uno straniero perché è straniero, ma perché alla fine, non so, l'economia che era quella rurale muore. Si svetola il territorio. Io devo salvaguardare anche l'economia rurale. Il degrado alla fine è duplice perché, l'alienazione della proprietà significa passare la patata dove è nato. Mi dà soltanto spese e la lascio, la do a qualcun altro, chissà che cosa ce ne fa, se ne farà, secondo me ci basterà anche lui. E quindi è già una trasformazione, non c'è più l'attore è un altro, è il sostituto. L'altra attività per la quale abbiamo deciso, l'altra motivazione per cui abbiamo deciso di fare un'attività reattiva, alternativa, è stata quella, la normativa non mi permette di farlo. Ho la vocazione, ho un sacco di terra, ce n'ho tantissima, ne uso metà per l'orto, l'altro sono lì, potrei fare turismo, la normativa non mi impedisce. La prassi è questa, prendere questi grandi appezzamenti, la normativa mi impedisce di stare, per fare cosa posso concretizzare, cambio la destinazione. Questa è la dinamica alla quale dobbiamo reagire, cambio la destinazione, non è più agricola, è ricettivo, turistica, posso tirar su fino a 9 metri, il gioco è fatto. Il problema è che nell'uno e nell'altro caso, seppur in un caso è l'alienazione o l'abbandono, l'altro invece la trasformazione radicale, è irreversibile, il fenomeno di degrado effettivamente per noi inizia a diventare insopportabile, come abitanti, come progettisti, come eccetera. Doppio però, perché oltre a fallire l'imprenditore che voleva costruire fino a 9 metri, fallisce anche la banca e la finanziaria.
quello, gli va dietro, sì. Gli fa dietro i risparmi del, però è questo, cioè, la motivazione anche della selezione di quello, di quella pesca tra gli ultimi tre, perché poi c'è stata una sfida a tre per scegliere la zona, no? È stata effettivamente quella, questa è immediatamente prossima a tutti questi fenomeni che stiamo concludiamo con quello che poi mi sembrava che risposte carenti in voi, andiamo avanti, andate avanti così, cioè chiamate aiuto se avete bisogno, siamo a disposizione. E non c'è niente che si compra né che si vende, quindi siamo nel puro esercizio intellettuale e andiamo così. Questa cosa, se riesce a superare Grandino del foglio A4, perché se riesce a diventare proposta operativa anche nel campo dove è carente, comincia a diventare un caso regionale, diciamo, se non vogliamo una buona portare l'asticella per il nazionale, no? Io sto cercando di fare per esempio la stessa cosa, cercando di organizzare quella che è la vostra, il vostro interesse collaborativa, la vostra proposta, in qualcosa di già istituito, praticamente già domani tu dice la buona pratica. La buona pratica è un istituto previsto dalla nostra regione che è un caso studio anche per l'elaborazione di norme all'interno del piano pescistico regionale. Quindi dobbiamo capire. Avete uno strumento di questo genere? Esattamente, ce ne sono già tre di progetti pilota, uno è in Salento, l'altro è nella zona di Cisternino, per motivazioni diverse da quelle che abbiamo detto, anche l'altra per la salvaguardia, per la valorizzazione della flora esistente. E quindi c'è questo istituto. L'accesso a questo istituto non è facilissimo, devi rispondere a un certo tipo di requisiti, avere un organismo, essere... Deve interessare all'amministratore in realtà. All'amministratore, e quindi forse quella il luogo giusto per inserire come? Cosa servirebbe? C'è un elemento, abbiamo costruito un elenco di 9 elementi per avere accesso a questo tipo di richieste e poi va discussa, contattata direttamente con l'assessorato. Calma, buona pratica, perché si chiama buona pratica? Si chiama buona pratica, è battezzata così, perché è una buona pratica attraverso la quale è possibile già sperimentare eventuali futuri difetti normativi. Cioè che abbia già sperimentato? No, che abbia già sperimentato, quindi sperimentare. Cioè le due cose, in genere se dimostri di aver già sperimentato sei già un passo in avanti. L'associazione Nuova Pomona per il recupero della frutta, frutta antica, io non sapevo ci fosse una frutta antica, in effetti c'è, che è a Cisternino, è una buona pratica che è iniziata in maniera diversa. Cioè quindi dici che dovremmo dare vita a un'associazione Glamping Puglia, che cavolo ne so, partecipata da una serie di persone, di docenti, di professori, che presentano un caso di studio. La possibilità. In realtà il piano paesaggistico, diciamo... Ma a che punto siamo nel processo del piano? Ha organizzato questa cosa perché dà degli indirizzi, non dice certo. Questo lo fai e questo non lo fai. Sono una serie di indirizzi, diciamo, è molto evoluto per quello. Ma vi sembra questa una strada interessante, percorribile? C'è una strada che produce degli effetti secondo voi? Secondo me possiamo un po' ritardo rispetto a dite del piano. Questa cosa dell'OMA si è successa non più di un mese fa. Però... Perché anche c'è il parco regionale dei Paduri che vogliono istituire, che è appunto questo grande uliveto. La approfondiamo su qual è il canale più immediato e più opportuno per farla procedere questa cosa del... non so, vedi che però ci sono dei guizzi in questa regione. È un guizzo, beh, questa cosa, questa possibilità. Se ti interrompo di cosa, adesso non so contato Ah sì, la mia mail è questa, La scrivo qua? Stefano @gh.net.it. Stefano @gh.net.it. Se la volete segnare così. Praticamente quando siamo andati a presentare questo progetto, diceva che poteva entrare in questi, cioè, però è quello che è una buona pratica, dice che è un'unità esemplare che è presente all'interno del piano. Siccome è l'articolo
bene, le buone pratiche sono queste, se vuoi fare questo, lo fai secondo quella pratica. E loro continuano a incubare, a seguire e a normare. Per esempio, uno di questi esempi è il parco con lui che dicevo prima. È nato tutto da un'associazione che si chiama Dua, che ha parlato con i sindaci di 13 comuni del Salento, li ha messi insieme, ha organizzato delle cose per anni, poi questo anno sto dicendo in un'altra. Che significa? È riuscito a farsi vedere attorno al tavolo 13 sindaci che non è a quel punto la Barbenta ha detto ragazzi un attimo cioè capiamo cosa sta succedendo, perché istituire un parco di ulivi secolari non sfruttati perché l'olio non lo fai più perché fa schifo, perché se lo fai così fa schifo, ci sediamo in assessorato di Giuliano gli anni finanziati stanno facendo tutto questo gratis, minimo di briciole, che sono arrivate e stanno andando avanti. Ovviamente la regione ne guadagna un parco. La regione ne guadagna un parco e i comuni anche, cioè comunque. Anche se quel se non la sorte la fissata uguale del organizzano degli eventi del scavo, ma nessuno poi qui la sa che esista. Cioè ti assicuro questo è un problema. No, nel senso che perché manca l'aspetto poi delle chiuse. Anzi sono chiusi, sono chiusi e se provi a trovare. Ah, io questo progetto l'ho presentato con il Sanciura questo è il nostro. Teoricamente, ma nella pratica perché non lo facciamo accadere? Ci sono già le strutture, ci sono. Allora bisogna fare in modo che ci sia un'esperienza di un mese. Dipende dai parchi, però soprattutto il corso di presentazione, non ho una grandissima esperienza, ma.